essere anche una predisposizione familiare o altro, ma può capitare che senza che ce ne accorgiamo di sfregare i denti di notte, di digrignarli per 5-10 secondi, però un evento che può ripetersi più di una volta la notte, tanto da disturbare addirittura chi ci dorme accanto, ma soprattutto causando gravi danni ai denti, perché letteralmente si consumano. È il bruxismo, come tutte le parole di medicina dal greco, bruco, come il brucare degli ovini, dei caprini che appunto masticano le erbe al pascolo, un fenomeno molto diffuso, si legge, si dice fino addirittura al 20% della popolazione. Ecco qui. Prima operazione dal dentista, però poi che mette queste, poi dopo le rivedremo queste immagini, queste che mette le bite, queste specie di protezioni come per i pugili. Un fenomeno che oltre al consumo, alla rottura dei denti, può portare tensioni, dolori alla tempia, insomma alla faccia, alla mandibola, come appunto quando siamo reduci da una visita dal dentista. Tra i rimedi, talvolta si usano dei dispositivi, li abbiamo visti, chiamati bite, una specie di protezione appunto come quella dei pugili che abbiamo visto prima, ma con risultati spesso scarsi. E qui viene in aiuto la tossina botulinica. Con noi per parlarne il nostro specialista di riferimento, il dottor Alfonso Forte. Benvenuto, dottor Forte. Probabilmente noi non ci accorgiamo di questi fenomeni che ci accadono, perché ci accadono di notte mentre dormiamo, ma la mattina. La faccia, la mandibola, insomma, ci fa male. Quali sono precisamente i sintomi? Ma infatti, proprio perché il bruxismo generalmente è un fenomeno notturno, le persone non si rendono conto, non sono consapevoli di questo fenomeno, ma in realtà, si risvegliano ad esempio con delle cefalee, con dei mal di testa mattutini, con una sensazione di dolore e di stanchezza ai muscoli masseteri, che sono questi muscoli deputati poi alla masticazione. Chi realmente ci permette di chiudere, di serrare e di chiudere la bocca sono appunto i muscoli masseteri e il muscolo temporale. E poi ci sono altri muscoli interni, l'opterigoideo, che comunque contribuiscono alla masticazione. E si immagini che uno stato continuo di tensione muscolare di questi muscoli non solo li affatica, ma ne crea, diciamo, una patologia a carico, non solo in termini di stanchezza, di affaticabilità, ma anche si vengono a creare delle condizioni di contrattura dolorosa, quindi di tensione dolorosa muscolare, tensione dolorosa articolare, perché chiaramente questa tensione continua, cronica di questi muscoli porta anche a dei disturbi dell'articolazione temporomandibolare, che è una vera e propria articolazione, ha dei condili, ha un menisco, quindi è una struttura simile ad esempio a quella del ginocchio. E quindi questo stato continuo di tensivo muscolare può ledere il muscolo e quindi creare una patologia muscolare, ma può ledere anche l'articolazione e quindi da lì, voglio dire, si sviluppano delle patologie a carico di queste articolazioni, infiammazioni, artriti croniche, lesioni di questa struttura meniscale, con una serie di problemi che chiaramente poi portano, diciamo, non solo a una cefalea tensiva, quindi portano mal di testa, dolore retroauricolare, ronzio, ma questo dolore molto spesso, voglio dire, è davvero un dolore fastidioso, intrattabile. La prima, diciamo, chance, la prima cosa da fare sicuramente è fare una valutazione iatrologica, quindi recarsi da un odontoiatra. Ma in questo caso, voglio dire, il lavoro in team, quindi inquadrare la problematica a 360 gradi, può essere molto utile. Può essere molto utile perché, come anticipava lei, nei casi resistenti alle comuni terapie ortodontiche, quindi il bite, che sicuramente è un presidio utilissimo, non solo perché protegge i denti durante la notte, perché un altro dei problemi è il Il consumo consumo dei dei denti, denti con una letteralmente. facilità anche a sviluppare carie, quindi si perde la protezione del dente e si sviluppa più facilmente una carie. Il consumo quindi si rovina l'articolazione temporomandibolare e quindi nel caso in cui questi presidi non funzionano bene, si interviene a 360 gradi, anche perché è bene chiarire che una delle cause principali del bruxismo notturno è, escludendo le cause dentali, quindi i problemi di denti e i problemi dell'articolazione temporomandibolare, molto spesso è una causa somato-emozionale, per cui noi Lo facciamo stress, lo stress, sì. la rabbia non Infatti manifestata, l'ansia. ho letto una cosa molto simpatica. In effetti il bruxismo viene da bruco, che significa brucare, ma perché noi ruminiamo i pensieri, Sì, li è proprio quello, elaboriamo, cioè li nel senso troppo, che e quindi diventa quello che noi non patologico. riusciamo, quello che noi non riusciamo a manifestare
diciamo, a estrinsecare durante la giornata, molto spesso lo rimurginiamo di notte e quindi il fenomeno sì. periferico è il bruxismo, è la somatizzazione. Per cui molto spesso si interviene a 360 gradi, nel senso che si effettua non solo una terapia per il dolore, quindi con farmaci decontratturanti e analgesici, molto spesso si utilizzano gli antidepressivi a scopo antalgico, si utilizza una terapia di tipo cognitivo, cioè un intervento di tipo psicologico, proprio per superare le tensioni, non solo sì. per superare e accettare meglio il dolore, ma anche per superare, diciamo, le tensioni muscolari. E laddove questi interventi, diciamo, non invasivi non funzionano, ecco il ruolo appunto della tossina botulinica. Tossina sì. botulinica che sicuramente, sì. voglio dire, agisce in maniera chimica denervando appunto i muscoli masseteri. Ecco, come si arriva? Quindi lei giustamente ha detto a questo punto l'odontoiatra, l'ognatologo, ma anche lo psicologo probabilmente e quindi il fisiatra per arrivare poi al rimedio che approfondiremo poi in una magari giovedì prossimo, cioè la tossina botulinica, vediamo proprio a che cosa serve. Ecco, come quindi arrivare alla diagnosi è un fatto di team, si va attraverso vari specialisti? Sì, sicuramente, ripeto, le principali strutture che si occupano appunto di dolore devono necessariamente avere, diciamo, un team coordinato, perché molto spesso il problema è appunto mettere insieme gli attori, le persone che devono gestire questo tipo di problematica. La problematica occlusale, assieme alla problematica di tipo temporomandibolare, assieme al bruxismo che è un fenomeno muscolare, sono spesso legati a dolore, e sono legati a un dolore che molto spesso si accentua anche a livello del rachide cervicale e quindi sì. ed è un dolore che molto spesso favorisce e causa o conseguenza poi di disturbi posturali sì. a 360 gradi. Poi lo vediamo un po' più tardi. Un nesso importante, quindi sì. sono i collegamenti tra i muscoli, diciamo, dell'articolazione temporomandibolare, quindi i muscoli masticatori, e gli altri muscoli, i suboccipitali. Per cui è sempre fondamentale, diciamo, parlare tra le diverse professionalità. Ripeto, sì. la prima, diciamo, indicazione, sicuramente la prima valutazione da fare è sempre di tipo ortodontico, quindi sicuramente il collega odontoiatra ha, diciamo, un primo approccio con questo tipo di problematiche, anche perché molto spesso il problema riguarda i denti. Certo. Anche, voglio dire, una facilità per un bambino a sviluppare carie può essere, diciamo, la spia di un processo molto più profondo, quindi uno stato ansioso che porta ad esempio al bruxare di notte. Il bambino dorme da solo in stanza, i genitori non se ne accorgono e inizia a sviluppare, a manifestare carie in maniera, diciamo, molto frequente, senza una causa apparente. Ci sì. sono alcuni malposizionamenti dei denti che possono, certo, diciamo, creare sì. queste cose. Per cui sicuramente il primo step è, diciamo, l'odontoiatra. Vabbè, qui la scritta non c'entra. Ecco, abbiamo parlato di ATM, l'articolazione temporomandibolare. Cosa coordina? Perché, come dire, si addolora? Che cosa succede? È proprio perché, voglio dire, è un'articolazione vera e propria, cioè nel senso che è un'articolazione che consta di osso, di un'interfaccia osso, cartilagine, menisco, cartilagine, osso. È simile all'articolazione di un ginocchio, di un'anca, sì. di un polso, di un'articolazione della mano. Per cui va incontro a tutti quei processi degenerativi articolari di cui abbiamo parlato comunemente, artrosi, sinoviti, sì, sì. infiammazioni, malposizionamenti di questo menisco. Abbiamo una serie di patologie dell'articolazione temporomandibolare, dal dolore temporomandibolare al blocco in apertura, a dei malposizionamenti della mandibola che vanno trattati, a delle classi di chiusura che possono portare un'usura precoce delle cartilagini meniscali. Sì. Abbiamo un click mandibolare, quindi questa sensazione di scatto mandibolare che chiaramente sì. a lungo andare diventa doloroso. Ecco, dovremmo vedere un po' più avanti qualche strumento della diagnosi con l'elettromiografia, è vero che è una misurazione che appunto serve e, come dire, aiuta il fisiatra, aiuta il dentista perché fa un allarme acustico, è vero? Non so che cosa, qual è diciamo, la funzione? Allora, la funzione, diciamo, dell'elettromiografia è sicuramente quella di valutare lo stato tensivo, quindi di valutare la funzione dei muscoli masticatori. In particolare con l'elettromiografo, che poi in realtà è un elettromiografo di superficie, quindi come si vede nelle immagini non ci sono degli aghi, si va a valutare lo stato, diciamo, tensivo, lo stato muscolare dei muscoli masseteri. Cioè, si fa fare dei movimenti. Si fanno delle prove chiaramente in chiusura della bocca. Si utilizzano poi, voglio dire, dei sistemi per poter,
diciamo, scaricare le tensioni, e quindi l'obiettivo finale di un esame elettromiografico è quello di creare, diciamo, un assetto occlusale coordinato. Quindi esiste una giusta tensione, una tensione standard tra i muscoli masseteri e il muscolo temporale, per cui si valutano, diciamo, si valuta lo stato di contrattura di questi quattro muscoli, dei due temporali e dei due masseteri. Ma questo è una cosa fondamentale per poter gestire un'idonea terapia protesica, cioè nel senso che mettere un bite molto spesso può sembrare una cosa banale, sì, ma in realtà, voglio dire, il bite va sempre personalizzato e va sempre testato attraverso un esame elettromiografico. Sì. Soltanto con l'utilizzo di questo tipo di esame si riesce in realtà a valutare qual è il bite giusto, sì, per rendere, diciamo, coordinata la contrazione muscolare dei muscoli masseteri, sì, sì, sostanzialmente. Sì. Quindi è un esame non solo diagnostico, ma anche di valutazione di quello che è stato, diciamo, l'effettuazione, la realizzazione di un bite. Con l'elettromiografo possiamo fare una serie di test posturali, perché, ripeto, la funzione dei muscoli masticatori è strettamente correlata anche alla postura, per cui noi anche attraverso questo strumento riusciamo a vedere come, agendo sui diversi sistemi che interferiscono sulla postura, quindi sulla bocca, ma molto spesso si può agire anche con una soletta, su un piede, si può agire con un rialzo, si può agire con una manipolazione vertebrale, sì, e quindi l'elettromiografia non solo può essere una guida per l'odontoiatra, quindi per il trattamento con il bite, per valutare quanto, voglio dire, stringere, aprire, chiudere il bite, ma può essere anche una valutazione per il fisiatra, per capire effettivamente i muscoli masticatori come si comportano a seguito di trattamenti di tipo fisiatrico. Ecco, lei prima accennava a questa bioarticolazione biomeccanica, vero, tra l'articolazione mandibolo, cioè della mandibola, il bruxismo e la posizione del corpo, la postura, vero? C'è una relazione. Ormai proprio dire, quello che 20 anni fa veniva, diciamo, considerata una sorta di stregoneria, oggi è una medicina basata non solo sulla pratica clinica, ma anche sulle evidenze. Sì. In letteratura ormai fioriscono gli studi e le correlazioni, quindi la documentazione scientifica su quelle che sono effettivamente le correlazioni tra questa articolazione, questo sistema osteoartromuscolare e il resto tutto della il postura. Resto del corpo. Sì, qui vediamo ecco un esempio di come muovendo la bocca o chiudendo gli occhi ci si può spostare, perché tutto il resto del corpo, è vero, si... Quindi il sistema occlusale rappresenta uno, diciamo, dei sistemi, una delle stazioni del sistema posturale. Sicuramente non è una stazione primaria, ma in realtà noi la consideriamo sempre, ecco, una stazione a forte interferenza. Sì, la paziente apre la bocca e si sposta. Sì, perché aprendo la bocca in realtà perde, diciamo, l'inibizione di questa articolazione. Voglio dire, uno dei test di svincolo che comunemente facciamo, diciamo, per valutare, diciamo, o meno la positività di una temporomandibolare è un cosiddetto test di svincolo. Quindi in realtà si mette in tensione l'articolazione attraverso, diciamo, dell'ovatta, dei batuffoli di cotone che si mettono tra le arcate dentarie, sì, chiede al paziente di stringere i denti e in quel caso si neutralizza, tra virgolette, l'articolazione temporomandibolare. E appunto con questi test, che sono test molto semplici, si cerca di capire l'interferenza, sì, o meno di questo tipo di, diciamo, di disturbo sull'assetto posturale generale. Proprio perché, ripeto, trattando l'articolazione temporomandibolare e quindi avendo un equilibrio dei muscoli masticatori, col bite, con altre terapie che possono essere anche delle TENS fatte in un certo modo, sì, con un lavoro di tipo osteopatico, fino ad arrivare, come dicevamo in inizio trasmissione, alla tossina botulinica, si risolvono non, sì, solo i problemi di cefalea e di dolore, quindi di bruxismo doloroso, ma se parliamo ad esempio di sportivi e parliamo di quella che è l'ottimizzazione della performance, molto spesso un bite fatto bene migliora anche la prestazione sportiva. Sì. Non, sono tantissimi oggi gli sportivi professionisti che usano, voglio dire, i calciatori che indossano bite, sì, colorati o voglio dire o ciclisti o sprinter, proprio perché si immagina ad esempio un velocista che esprime, diciamo, in quegli 8-10 secondi il massimo delle proprie potenzialità in termini di forza esplosiva, quale tensione durante lo sprint dei 100 metri possa, diciamo, esprimere a livello dei muscoli masseteri. Se vediamo le immagini di uno sprinter a rallenti, ci accorgiamo che in quei 10 secondi tutti i muscoli del corpo vanno in co-contrazione, quindi sono contratti.
Per cui voglio dire, si immagini un disassiamento di un'articolazione temporomandibolare quanto possa incidere, diciamo, in termini può far perdere una gara. Una gara, esatto. Per cui utilizzare, ad esempio, nello sprinter un byte sicuramente può esprimere, diciamo, un miglioramento di quella che è la performance. Ecco, prima di chiudere anticipiamo, anche se lo faremo giovedì prossimo, anticipiamo qual è a questo punto l'azione, l'importanza della tossina botulinica che lo faremo vedere la prossima volta, si inietta poi nella regione mandibolo temporale. Sì, in realtà vengono trattati, diciamo, alcuni punti che si trovano all'interno dei muscoli masseteri. Cioè, l'azione della tossina botulinica chiaramente non è un'azione di massa, cioè, è chiaro che il trattamento con tossina botulinica deve essere necessariamente riservato alle persone che veramente hanno una situazione e non hanno avuto risultati con altre metodiche. E quindi diciamo che è una finestra relativamente ristretta di persone, però è un trattamento molto efficace, perché in realtà, come abbiamo discusso, diciamo, anche in altre giornate, la tossina botulinica crea comunque questa, diciamo, denervazione chimica dei muscoli masseteri, quindi ha un effetto che rilassante sul muscolo, di tipo appunto chimico, è un veleno, inibisce il rilascio di quel mediatore della trasmissione dell'acetilcolina e quindi blocca le terminazioni nervose a livello dei muscoli masseteri. Sì. È una procedura chiaramente in mani esperte relativamente semplice, è sempre importante però fare, prima di fare la tossina, una valutazione ben fatta elettromiografica, valutare ecograficamente lo stato dei muscoli masseteri e possibilmente anche, diciamo, nella regione masseterina utilizzare una guida ecografica per essere sempre più selettivi. È un trattamento, diciamo, che difficilmente dà complicanze, ma anche perché i muscoli infiltrati sono dei muscoli molto piccoli, per cui utilizziamo, diciamo, delle unità di tossina veramente veramente basse. Cioè, un trattamento, diciamo, in termini di consumo, dice, di utilizzo di tossina completamente diverso rispetto a quello della spasticità. Siamo su dosaggi di tossina simili a dosaggi che utilizzano i colleghi chirurghi plastici per l'estetica. Comunque dal bruxismo si esce, si guarisce, diciamo. Sì, sì. Bene, noi ringraziamo molto il dottor Forte, sempre con queste sue lezioni magistrali su come guarire appunto da queste patologie, molte delle quali di alcune delle quali noi addirittura non ci accorgiamo, ecco, come del bruxismo, che forse sottovalutiamo in certi casi.